Ciao, oggi voglio parlarvi di questo prodotto che mi è arrivato in test da Ulu Beauty. Il claim è molto bello perché dice porta il salone di bellezza a casa tua. Cosa mai sarà il salone di bellezza? Trucco e parrucco? In questo caso parrucco. Tutti quelli che sono gli accessori per il nostro fai da te per farci ancora più bella senza dover andare dal parrucchiere. Devo dire la verità, che in questo senso mi aiutano, mi danno una mano perché il parrucchiere non mi vede tantissimo, se non una volta all'anno quando proprio sono lunghi e decido di tagliarli. Però è anche vero che il lavoro che faccio, andare anche l'ultimo ben curati anche nella capigliatura sicuramente non fa male. E quindi se non si ha tempo di andare dal parrucchiere prima, perché non utilizzare questo prodotto che vado a illustrarvi tra poco? Che effettivamente mi aiuta anche all'ultimo minuto a farmi un pochettino più bella a livello estetico di capelli. È un Hyper Hair 5 in 1, quindi sono 5 prodotti in uno, ma sono curiosa come voi di scoprire cosa c'è all'interno di questa scatola, perché questo è solo il primo involucro che contiene il prodotto che mi è stato mandato. E allora andiamo ad aprire questa scatola. Intanto facciamo così, tiriamo fuori questa bella valigia, una valigia molto elegante, oserei dire, di un colore in questo caso grigio, anche leggero, e sicuramente ci aiuta a portarlo in giro un po' come il nostro beauty case. Ecco, questo può essere il nostro beauty case del capello. Questo è uno dei prodotti best seller di Amazon. Come vi dicevo, la custodia elegante sicuramente può essere anche un ottimo regalo. Poi ci avviciniamo anche a Natale, perché non farlo trovare sotto l'albero di Natale? Ci sono quattro colorazioni, quindi avete anche l'imbarazzo della scelta. Le colorazioni sono champagne, bianco, nero e fucsia. Detto questo, andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono gli accessori all'interno di questa bella valigia. All'interno della confezione troviamo anche questo biglietto dove ci sono i ringraziamenti per aver acquistato questo prodotto, e anche qui si vede l'eleganza non solo della valigetta in sé, ma anche i ringraziamenti e come viene confezionato praticamente il prodotto. Detto questo, però, per chi non lo sapesse usare, non preoccupatevi perché ci sono anche le istruzioni, quindi su questo andate sul sicuro. Detto questo, anche qui le istruzioni, e poi subito troviamo questo guanto. Un guanto che ci permette di utilizzare questo phon, perché lo ricordiamo è un phon di alta qualità, di alta precisione, con un calore molto importante. Dicevamo, avendo un calore molto importante, sapete anche voi che molte volte i phon possono bruciare. Ecco che arriva il nostro soccorso. Questo bellissimo guantino nero che potrebbe anche essere usato per qualche serata, ma ci permette sia di poter maneggiare meglio il phon stesso, e secondo me ci permette anche di far sì, grazie a questi antiscivolo, di poterlo non perdere durante le nostre acconciature. Va bene, mettiamo da parte il guanto anche perché al momento non abbiamo ancora acceso il phon. Di che cosa si compone? Si compone, allora, di un corpo macchina abbastanza resistente, al di là del colore, quindi anche molto elegante. Possiamo subito vedere che ci sono già delle nozioni che ci indicano come utilizzarlo. Intanto questi due tastini ci dicono le tre temperature che abbiamo a disposizione: 90 gradi, 70 gradi e poi insomma quella più bassa, diciamo più fresca. E qui invece il primo tastino ci indica praticamente l'accensione, ma ci indica anche la velocità a cui vogliamo che il calore arrivi sulla nostra testa e sulla nostra acconciatura. Sicuramente la facilità anche di aver segnalato quelli che sono i lucchetti, lucchetti aperti e chiusi, che ci permettono di capire quando, ad esempio, uno dei nostri accessori viene inserito nel modo corretto, ci permette però anche alla parte inferiore di poter togliere questo primo pezzo che va a coprire questo filtro, e ci permette, quando è freddo, ricordiamoci sempre quando è freddo,
di poterlo pulire e di poterlo lavare da quello che può essere la polvere che risulta magari accumularsi durante il nostro utilizzo. Lo richiudiamo e anche in questo caso andiamo a cercare il disegno giusto con questa freccetta, quindi lo inseriamo e poi facciamo un tac e lo andiamo a chiudere. Ecco che si blocca praticamente il nostro lucchetto. Anche qui vi faccio vedere, è tutto segnalato, quindi è molto facile da utilizzare. Anche qui abbiamo lucchetto aperto, lucchetto chiuso, a seconda di come giriamo la parte di questo colore, sapremo quando avremo inserito i nostri accessori. Accessorio che, come risulta anche negli attrezzi da cucina, dobbiamo andare a mettere precisamente la freccetta in direzione del nostro lucchetto. Incastriamo e poi giriamo il nostro lucchetto e andiamo a chiuderlo. La cosa interessante anche di questo phon, perché vi ricordo di phon si tratta, è che ci sono delle parti che ci permettono, se non abbiamo il guanto, di tenerlo in mano senza bruciarci, perché sappiamo che il calore molte volte a tenere il phon in mano dopo un po' ci brucia. Queste parti qua in plastica e anche questa parte qua ci permettono di poter nuovamente, una volta finito l'utilizzo del nostro accessorio, di aprire nuovamente il lucchetto e tirare via senza bruciarci. Questa spazzola, uno dei primi accessori che troviamo all'interno di questa confezione, ci permette di avere i capelli molto voluminosi, quindi molte volte, soprattutto chi ha i capelli lisci come me, una volta che se li asciuga, se li ritrova piatti, appiccicati praticamente alla faccia. Con questa spazzola invece si riesce a dare volume e quindi avere una tenuta del capello anche migliore per, diciamo, un po' di ore. Quindi questa è la prima spazzola che possiamo utilizzare. Ogni spazzola, logicamente, pettina, ma allo stesso tempo asciuga anche perché il calore passa anche all'interno della spazzola, quindi ci sarà il calore che passa all'interno mentre mi asciuga il capello, mi modella praticamente il capello stesso. Quindi questo è il primo accessorio. Un altro accessorio che andiamo a vedere è questo, e questo è il famoso phon, un po' particolare, ma uno all'avanguardia. Sono questi con gli ioni che sicuramente si prendono cura meglio del capello. Quindi non lo rovinano e con la temperatura alta e con il calore che riescono a dare a 360 gradi fanno sì che il nostro capello sia comunque sempre ben curato, bello nutrito e soprattutto lucente, quello che a noi donne piace tanto, cioè avere il capello bello, oltre che vaporoso, magari con dei bei boccoli, anche che sia lucente e che si veda che sia curato. Sicuramente, beh, come vedete, più si va avanti con la tecnologia, più cambiano anche i modelli e si ridimensionano, molto più leggero del phon normale e anche meno lungo, quindi meno ingombrante anche da riporre. Se poi spostiamo, apriamo praticamente l'altra parte della custodia, ecco, se però lo metto anche giusto, riusciamo ad aprirla, ok? Va bene, io vi faccio vedere così. Ok, abbiamo altri tre accessori. Questo accessorio è sempre una spazzola. Spazzola in questo caso di dimensione inferiore rispetto a questa. Come vedete, insomma, ci sono questi pettinini, ci permettono anche in questo caso di prendere il capello, di lisciarlo, ma realizzare anche dei piccoli boccoli o meglio delle onde. Quindi una dimensione diversa e a seconda dell'uso di cui ne dobbiamo fare, appunto, possiamo utilizzare uno o l'altra spazzola. E poi ci sono questi due accessori che forse sono il must di questo di We Beauty e di questo 5 in 1, perché sono praticamente uguali, identici, ma la differenza è che entrambi ci permettono di realizzare dei boccoli, ma a seconda di come vogliamo che il boccolo sia girato, se a destra o a sinistra, allora andiamo a montare o il destro o il sinistro. E queste freccette qui, questa e questa, come vedete, ci indicano il senso di rotazione dell'accessorio. E We Beauty Airbrush 5 in 1 utilizza anche la tecnologia Coanda.
praticamente i ricci si arricciano da soli, scusate il gioco di parole, quindi i ricci vanno in varie direzioni, ma il Fong si tira a sé il cappello e se lo arriccia. Anche lì poi i ricci rimarranno più o meno a seconda di quanto tempo noi teniamo il calore acceso. Bene, questo praticamente è quello che c'è all'interno di questa confezione, di questa novità. Dal 3 si è passato al 5 prodotti, un prodotto sicuramente molto valido, ma come tutte le cose bisogna testarle e provarle, quindi bisogna testarle con mano. E allora, visto che mi devo lavare i capelli perché poi devo uscire, perché non provare quale sarà l'acconciatura migliore per la mia uscita? Quindi adesso andiamo a lavarci i capelli e poi via con Air Beauty Brush Airbrush 5 in 1. Bene, capelli lavati e quindi non ci resta che provare il nuovo Fon, questo 5 in 1 We Beauty. Fon mi sei stato di aiuto per tantissimo tempo, ma adesso è arrivata la nuova generazione We Beauty, quindi ti metto da parte, vai in pensione. Bene, dai, sono curiosa. Tiriamo. Tutto veloce. No, bisogna fare attenzione perché è tutto prodotto in qualità. Allora, prima di poter utilizzare le spazzole o gli arricciacapelli, dobbiamo asciugare almeno per l'80% i capelli. Questa è la presa tedesca, quindi mi raccomando, riduttore. Infiliamo nella nostra presa. Aiuto, era già partito. Ok, quindi abbiamo detto che il primo pulsante ci permette di azionare, quindi di farlo partire e di avere velocità diverse, mentre il secondo pulsante servirà a farci avere il calore in modo differente. Per cui questo è il primo pulsante. La luce blu ci indica che aria fredda, man mano che andiamo a schiacciare il colore là diventerà rosso, questo è medio, colore giallo, colore rosso, colore più intenso, e questa è la seconda velocità. Io direi che uso la seconda velocità, calore un po' più intenso, per asciugarmi velocemente i capelli. Questa metodologia permette di avere l'aria che passa veramente a 360 gradi e di poterli asciugare in modo anche più veloce. Siamo sotto, intanto non si infigliano come nel foam tradizionale, nella retina, e poi comunque ci permettono di non bruciarci comunque i capelli, proprio come un vero salone di bellezza. Ok, direi che l'80% dei capelli sono asciutti, vediamo il risultato. Già iniziano ad avere già un'asciugatura molto interessante, già anche un pochettino vaporosa. Allora direi di provare prima la spazzola, quella che ce li rende un pochettino più vaporosi. Come vi dicevo, mentre la parte qui è calda, la parte colorata non lo è, quindi potete tranquillamente aprire lo scatto e poi la parte dietro, in questo caso non è calda e la possiamo prendere, oppure mi raccomando utilizzate il guanto che vi è stato dato in dotazione. Dicevo, proviamo questa spazzola, questa ci permette di un pochettino far sì che siano più voluminosi. In questo caso partiamo, il calore passa già all'interno della spazzola da tutte le parti, quindi ecco i 360 gradi che cos'è come calore. Uso un calore forte, ma una velocità media, anche perché, come vi dicevo, io non ho molta di etichetta con il Fon, ma tra l'altro, come potete vedere, guardate che bella questa spazzola, guardate, in pochi colpi
Guardate come diventano lucidi i capelli. E tra l'altro, grazie alla tecnologia con gli ioni, non rimangono neanche freschi. Bella, il gioco mi piace. Guardate qua. Devo proprio confermare che il climb è quello giusto, cioè avere un salone di bellezza a casa propria. Bravo lui, Beauty. Allora, direi di non affidarmi troppo, più che altro perché devo ancora utilizzare altre due spazzole e come sapete, come vi dicevo all'inizio, è meglio non avere i capelli troppo asciutti. Lo apriamo e cerchiamo di toglierlo da qua su, tenendo qua, non brucia. Altra spazzola, questa più piccolina, andiamo a vedere come ci fa un pochettino di boccoli. E comunque ragazzi, ah guardate qua, ce l'ho fatta un pochettino, quindi se ci riesco io ce la potete fare, ok. Guardate qua. Perfetto, quindi anche questo direi che va benissimo, naturalmente per tutti i gusti e per tutte le teste, anche per voi calvi che avrete i capelli bellissimi, limpidissimi e riuscirete a fare dei boccoli stupendi, no vabbè a parte gli scherzi, però devo dire che chi ha il capello lungo o medio lungo o anche corto, quindi il phon lo può usare comunque per potersi asciugare, direi che va benissimo. Adesso però, se sono riuscita a fare un po' di boccolini, ecco, pochi pochi, con la mia, insomma, non sono proprio tanto capace, la sfida vera e propria qual è? Non è fare il boccolino qua davanti, ma è fare proprio i boccoli e capire questo metodo che fa sì che praticamente il capello venga tirato da solo su questo arricciacapelli e che si formino praticamente i boccoli. Per fare il boccolo migliore, vi consiglio intanto di tenere una temperatura alta e tenerlo un po' di secondi arrotolato affinché il calore riesca a scaldarlo bene e a fare presa sul capello. E poi per far sì che il boccolo rimanga più nel tempo, andate a selezionare praticamente la temperatura e tenete arrotolato qualche secondo sul freddo. In questo caso praticamente blocca il boccolo e rimane bello boccoloso. Ma cioè, lo so, ho coniato un termine nuovo, boccolo boccoloso, mi piace, sarà anche nella dizionario Treccani. Allora, mi devo solo bagnare un attimino, facciamo questa parte di capelli. No, devo togliere il mio boccolo, vabbè, però al momento non ho lo spruzzino, va bene, di qua. Ok, bellissima, ho un'acconciatura perfetta, proprio da serata. No, ma adesso me la faccio la conciatura della serata. Solo una cosa, quando fate i boccoli, come dei più grandi hairstylist, mi raccomando, cercate di lasciare solo fuori i capelli che volete arrotolare per fare i boccoli e il resto li fermate con delle pinze, perché altrimenti, essendo che si arrotolano da soli, potrebbero prendervi tutti più capelli e quindi fare disastri. Già io non sono brava, quindi non vorrei rimanere arrotolata e avere un boccolone unico. Ok, quindi funziona! Sono brava! Adesso magari mettiamo la temperatura più fredda, teniamo, andiamo a srotolare e voilà! Cioè, direi perfetto! Adesso faccio anche questo davanti, ormai ci ho preso gusto. Praticamente, ah no, ho sbagliato. Ci vuole, che sono anche un po' pastizzona.
ottima freccia. E voilà! Cioè, sono pronta veramente per una serata. Poi vabbè, mano a mano andate a prendere tutti le vostre ciocche di capelli e andate a farvi i vostri boccoli. Guardate qua, con la tecnologia anche del freddo, lo so, fatto così non è che sia proprio un bel vedere perché non ho finito di fare tutti i boccoli, però devo dire che effettivamente funziona. Volete vedere anche l'altro lato? Assolutamente sì, che io mi sono tolta adesso, ma in realtà vi metto. Cambiamo. Un boccolo più boccoloso è venuto. Io devo dire la verità, per una che non usa mai il phon mi sento brava, quindi come vi dicevo, se ce la faccio io ad utilizzarlo, sicuramente chi ha più manualità con i capelli per asciugarseli e per acconciarseli sicuramente avrà il risultato ottimale. Io vi prometto insomma di provarlo un po' di più, tra un po' di tempo di farvi vedere effettivamente come sono riuscita ad utilizzare WeBeauty, ma soprattutto a farvi un'altra recensione, perché va bene l'utilizzo la prima volta che lo accendiamo, ma come si comporterà WeBeauty 5 in 1 dopo un po' di tempo? Solamente se rimarrete collegati potrete saperlo. Detto questo, beh, io ringrazio sicuramente WeBeauty che mi ha scelto per raccontarvi questo nuovo phon, questi accessori. Vi ricordo che il tutto è all'interno di una pratica e anche elegante valigetta, quindi mi verrebbe da dire perché non regalarlo alle vostre dolci metà o comunque a chi sapete che in qualche modo ha piacere di portarsi un salone di bellezza a casa, perché magari è preso da tantissime cose e non sempre riesce ad andare dal parrucchiere. Quindi in questo caso, tra un lavoro e l'altro, avrà la possibilità insomma di farsi il suo salone di bellezza a casa con WeBeauty Air 5 in 1. Grazie naturalmente, e adesso va bene, io sono pronta per uscire con i boccoli boccolosi. Alla prossima!